Marco Roncadelli, astrofisico e ricercatore nativo cremonese, ma docente all'Università di Pavia e astrofisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Sì. Lei, insieme ad altri cinque astrofisici, siete protagonisti di una ricerca che verrà pubblicata a brevissimo sul Physical Review, la più importante rivista di fisica e di astrofisica. Ce ne Sì, vuole parlare al volo? allora si tratta di un lampo gamma che è stato osservato il 9 ottobre dell'anno scorso e la peculiarità di questo lampo gamma è stato di essere terribilmente intenso. Questo da un lato, dall'altro lato di estendersi a energie enormi, al punto di riuscire a perturbare l'alta ionosfera terrestre. Data l'intensità di questo lampo gamma, ha mandato in tilt tutti i rivelatori per lampi gamma. È stato però osservato da una collaborazione cinese che si chiama LASO e hanno potuto stimare l'energia dei fotoni e questa arriva fino a una cifra, a un numero mai raggiunto da nessun altro raggio gamma. La domanda è: come ha fatto un fotone così energetico ad arrivare sulla Terra? Il motivo è la difficoltà, diciamo, è questa. L'universo è pieno di radiazione emessa da tutte le stelle durante tutta l'evoluzione cosmica, perché ovviamente rimane tutta nell'universo. Se si va a energie così elevate, la probabilità che un fotone molto molto energetico arrivi sulla Terra diventa nulla. Però è stato visto. E allora come si può spiegare questo fatto? Allora, personalmente, nel 2007, con altri due collaboratori, questi di Udine, avevamo fatto un'ipotesi, cioè avevamo pensato che i fotoni potessero cambiare identità durante la propagazione, un po' come le oscillazioni dei neutrini, solamente che qua non si tratta di stesse particelle, cioè un neutrino diverso da un altro, ma sempre un neutrino. Si tratta veramente di una nuova ipotetica particella predetta dalla teoria delle stringhe. E la teoria delle stringhe, appunto, è una teoria che per ora non ha ancora avuto un riscontro empirico perché cerca di mettere insieme due grandi branche, Esatto, la relatività con la quantistica, che sono inconciliabili in se qualche modo. vogliamo di fare di realizzare il sogno di avere una teoria quantistica della gravità. Che nel caso si dovesse realizzare un'ipotesi del genere sarebbe una rivoluzione enorme nel campo Sì, della fisica. certo. E voi quando avete scoperto questa nuova particella, come vi siete sentiti? Scoperta è una parola grossa. Per dire che esiste realmente bisogna che venga osservata in laboratorio. E questo è molto difficile, Quindi la vostra attualmente. ricerca è un resoconto di quello che avete osservato, Sì, ma non è cioè ancora è vero un'evidenza per estinzione. indiretta, più che altro. C'è una bella frase di Agatha Christie: un suggerimento è un suggerimento, due suggerimenti sono un indizio, tre suggerimenti sono una prova. Questo è l'ultimo. Ci sarà tutta una serie di una nuova generazione di rivelatori di raggi gamma che entrerà in funzione nel giro di qualche anno e questi sicuramente aiuteranno a vedere se quello che noi diciamo è vero o è una paglia. Speriamo che sia tutto vero e che il futuro vi dia ragione allora. Grazie Grazie. a lei.